Un minuto con Padre Pio dalla clausura del convento dei frati minori cappuccini qui a San Giovanni Rotondo e ripercorrendo un po' questo corridoio con chi ha avuto modo di scrivere all'interno di questo testo tanti racconti che sono proprio accaduti tra queste mura, proprio in questo corridoio, passeggiando in questi piccoli percorsi della clausura interna del convento di San Giovanni Rotondo. Ecco, è Padre Eusebio, che è stato assistente di Padre Pio per diversi anni, che ci racconta una serie di episodi nel libro Briciole di Storie, Padre Pio e Padre Eusebio. E lui ci racconta di un pensiero, ecco, un pensiero di Padre Eusebio che è stato proprio svelato da Padre Pio. Cosa era accaduto? Racconta Padre Eusebio, Padre Pio era distaccato da ogni cosa e ciò che riceveva dalla gente lo regalava subito a chi gli stava vicino. E dice Padre Eusebio, scrive, e non ero sempre e solo io. Infatti, un giorno nella camera di Padre Pio, proprio qui accanto, ordinavo la sua biancheria. E notai che le maglie erano tutte consumate. Rovistai nel guardaroba e non ne trovai nuove. Fui felice che finalmente ero io che potevo dare qualcosa a Padre Pio. Quindi presi delle maglie nuovissime e le misi tra la biancheria del padre. Il giorno dopo, passando in mezzo alla gente, una signora gli diede una scatola e disse proprio: Padre Pio, ecco un po' di biancheria, sicuramente le può servire. E Padre Pio subito disse: ecco, dagliela a questo guaglione, ovvero a Padre Eusebio. Arrivati alla sua camera, la numero 5, poggiava tutto sul letto. Padre Eusebio scrive: io apro il pacco e vedo che sono delle maglie. Ero veramente felice, ero felicissimo per lui, ma non gli ho detto nulla. La sera dopo la funzione serotina giunse Enrico, un bolzanese che per Padre Pio che si era trasferito qui a San Giovanni Rotondo, faceva qualche servizio in convento, dice Padre Eusebio. Enrico entra nella cella di Padre Pio, sta qualche minuto e poi esce portando sotto il braccio proprio quella scatola delle maglie. Ora Padre Eusebio, vedendo tutta la scena, vedendo che Enrico si allontanava proprio in questo corridoio, scrive: tra me e me, dico, non fa tempo a ricevere una cosa e subito la regala, anche se quella cosa serve proprio a lui, un'autentica ribellione al comportamento del padre. All'ora solita, quella sera, Padre Pio lo chiama, entra nella stanza, per prenderlo quindi sotto braccio, e quando sono davanti a lui, dice Padre Eusebio, le maglie che volevi tu stanno sul letto. Nella scatola c'erano delle caramelle e dei bambinelli che ho mandato a dei malati. E non pensare subito a male. Padre Eusebio disse: mi feci rosso, ma fui felice. Al padre non sfuggiva nulla di quello che dicevo e che non dicevo.